Ciao ragazze, nuovo video, i miei preferiti di aprile. Eccoli qui. Inizio subito con queste salviettine struccanti di fior di magnolia. Mi piacciono veramente tanto, struccano bene, non danno fastidio sulla pelle e ne basta veramente una per togliere il trucco. Quindi sì, poi costano veramente poco e le ho prese all'euro spin. Altro prodotto che ho amato veramente tanto dal primo momento che è arrivato a casa è questo qui, questo blush di Makeup Geek nel colore Romance. Ve lo faccio vedere, poi vi farò presto una review perché ho preso anche altri colori, ma quello che ho usato di più nel mese di aprile è questo bellissimo peach pink leggermente glow. Non so se non si vede tanto dalla telecamera, però posso dirvi ragazzi che è veramente meraviglioso. È il blush che indosso oggi ed è molto molto simile no, ve lo dico nel prossimo video. Andiamo avanti. Altro prodotto, voglio dire rossetto, che ho usato tutto il mese di aprile è questo qui di Charlotte Tilbury nello shade, o meglio nel colore Sexy Sienna. È un bellissimo peach corallo, veramente delizioso per la stagione primaverile. Adoro questi rossetti perché sono a lunga tenuta. Poi anche guardate la forma del rossetto è fatto in modo da poter disegnare bene il contorno delle labbra, quindi non avete bisogno di portare con voi la matita. Ebbene sì, l'adoro, Sexy Sienna. Altro prodotto di Charlotte Tilbury che adoro è questo mascara. Bellissimo, straordinario, bellissima l'applicazione, la durata, non fa grumi, apre bene le ciglia, dà questo effetto ciglia finte, veramente, veramente bellissimo. Io ho solo un mascara tra i miei preferiti, ma aggiungo anche questo perché me ne sono veramente innamorata. Altro prodotto che mi piace particolarmente tanto è questo tonico alle mandorle dolci della Bottega Verde. L'adoro perché è delicato sulla pelle, la pulisce bene e dà una sensazione di freschezza senza andare a seccare la pelle. E sempre della stessa linea adoro il balsamo per i capelli che li lascia morbidi, profumati, quindi anche questo è tra i miei preferiti. BB cream della Garnier Anti-Aging. Ebbene sì, l'ho sostituita alla Benecos, la So Bio, perché ero stanca di quelle BB cream. E devo dire che mi piace particolarmente tanto perché si stende facilmente rispetto alla Benecos, è molto più leggera sulla pelle e poi il fatto che sia anti-aging mi piace ancora di più, quindi questa volevo consigliarvela. Matita per occhi della Wycon. Ragazze, il colore che ho scelto è il nero, ma presto ne prenderò altre ed è questo nero intenso meraviglioso. Cosa mi piace di questa matita? Questa matita voi l'applicate, aspettate 2-3 minuti, dopodiché non si
toglie e sta su tutta la giornata. Potete piangere, potete andare in piscina, sudare in palestra, lei sta lì. Certo, struccarla poi diventa un po' difficile, ma non importa. Se avete l'occhio lacrimoso, questa è la vostra matita e poi costa veramente, veramente poco. Ve la consiglio. Prodotto la mia terra della Too Faced del Chocolate Soleil. Oh mamma, ragazze, è bellissima, ma anche se buonissima, viene voglia di mangiarla. Sembra proprio un cioccolatino. Faccio vedere il colore, questo qui. È bellissima, bellissima, facilmente sfumabile. Io oggi l'ho messa, ma l'ho sfumata molto, molto, molto bene perché essendo in questo periodo molto bianca, allora bisogna lavorarla veramente tanto. Però mi piace perché non dà un effetto aranciato sul viso, perché si sfuma veramente bene e perché ha un sottotono caldo. Bene ragazze, per oggi è tutto, un bacio grande e a presto!